sta tornando. Ma è Halloween! Ti ho parlato! Dov'è Cappuccetto Rosso? Sei tu Cappuccetto Rosso? Non mi pare tu sia Cappuccetto Rosso. Sei tu Cappuccetto... Ciao, nonna. Buonasera a tutti! Sigla! Siamo arrivati ad Halloween 2023, caro Alessandro, cara Federica. Siete contenti? Sì. Hai caldo? Sì. Molto. Tra poco ci toglieremo queste maschere, però benvenuti in questa nuova puntata della Bottega dei Mostri speciale Halloween. Questa sera parleremo di tutto quello che abbiamo fatto su Monster Movie di Halloween, delle nostre passioni principali per quanto riguarda appunto questa festa. Ok? Questa festa che è nata oltreoceano, ma che c'ha radici pagane, c'ha radici europee, insomma, c'è la festa dei morti, c'è la festa spirituale. Cosa possiamo dire di questa festa, Alessandro? Beh, in realtà è una festa molto molto antica. Beh, pensare che è associata al Samhain, questa sorta di capodanno celtico. Secondo me, Alessandro, potresti toglierti la maschera, che ti molto sentiremo meglio. Al mondo dei morti e degli spiriti. Quali spiriti? Questi spiriti. Ha origini molto molto antiche. Pensate che in realtà la trattano tutti come una cosa consumistica, come una festa importata da oltreoceano, addirittura dagli Stati Uniti. Ma in realtà no, Halloween ha delle radici pagane, profondamente europee. Quindi rispetto per Halloween, è una festa figa, molto figa. Poi vabbè, l'intrattenimento ci ha giovato di questa festa, l'intrattenimento ha pescato a piene mani all'interno di queste storie e soprattutto il cinema, la televisione, i fumetti, ciò che noi amiamo, e siamo qui appunto per parlare delle nostre passioni dedicate ad Halloween. Buonasera, ben arrivati. Stavamo dicendo, quello che ci entusiasma principalmente, o che il mondo viene entusiasmato principalmente dal punto di vista dell'intrattenimento di Halloween, è sicuramente i prodotti di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, La Sposa Cadavere, insomma, Sleepy Hollow. Parleremo di qualche prodotto di Tim Burton questa sera. Ricordiamo tutti che è appena nata, oggi è il 31 ottobre, il giorno di Halloween, ma è da qualche settimana che è nata la mostra di Tim Burton al Museo del Cinema di Torino. Ci andremo come Monster Movie, faremo un reportage e insomma ha portato le sue principali creazioni, farà una masterclass, ha già fatto una masterclass, insomma ci sarà tanto da divertirsi e interessante. Nightmare Before Christmas è un po', appartiene un po' all'immaginario di Halloween dal punto di vista dell'intrattenimento. A me è sempre strapiaciuto il nome del film, L'incubo prima del Natale, veramente molto suggestivo, e la storia la conosciamo tutti e persiste questo immaginario di Nightmare Before Christmas. Ricordiamo che non è stato diretto da Tim Burton, ma tutto l'immaginario è suo. Prodotto da Tim Burton, prodotto, scritto, c'è scritto Tim Burton's ovunque. Nightmare Before Christmas. Che cos'è questo, Alessandro? Nuovo libro uscito proprio in questi giorni. Un romanzo che mi è capitato per le mani proprio in questi giorni, edito da Giunti, ed è una sorta di sequel di Nightmare Before Christmas, con tanto di matrimonio tra Jack Skeleton e la sua bella pupazza. E devo ancora leggermelo con calma. Comunque sì, è un approfondimento, è un'espansione della lore che abbiamo visto nel film di Burton, scritto da una giovane scrittrice americana che ha due cani molto vecchi, un gatto brontolone e un sacco di cibo vegano. Ok. Questi sono le premesse, ci sono. Il sunto, diciamo, molto asciugato. La paura fa 90. Cosa ci ricorda questa cosa, questa frase? È una frase tipica, per quanto ti poni in modo aggressivo verso qualcun altro, verso una persona, la paura ti condiziona a tal punto da cambiare le idee di una persona, convincere, spaventare, quindi fa 90, nel senso fa la maggior parte del tuo atteggiamento, quindi se sei impaurito fa tanto. Beh, mettiamola così. Diceva anche Giacomino Poretti, 90 la paura! 90 la paura! Detto con una punta di sarcasmo. Assolutamente, però è anche, diciamo, la traduzione italiana del... Treehouse of Horror. Treehouse of Horror, che cos'è? Beh, oddio, mi piace molto la versione originale, cioè il titolo originale di questa costola della serie dei Simpson. Perché? Perché Bart e Lisa vivono alcune delle loro avventure in questa casa sull'albero, molto sgangherata, che risiede nel cortile di casa Simpson. E quindi immaginatevi la notte di Halloween, cos'è che si potrebbe fare? Cos'è che farebbero dei giovani ragazzini americani? Raccontarsi storie della paura! Con una torcia,
in cima alla casa sull'albero. Classico. Quindi Tree House of Horror. Da lì partono i racconti e da lì partono tutte le favole di questi mini episodi. Sono 3 mini episodi per puntata e sono veramente fantastici. Mi sono seduto sulla mia coda. Hai provato? Questo è un'esperienza nuova. La cosa più Halloween di questa sera, evidentemente. Assolutamente. E se quindi poi abbiamo dell'oggettistica. Dell'oggettistica dedicata a ciò. Alla paura fa male. Tada! Ta-da! E abbiamo un Flanders demoniaco e una Lisa demoniaca, immagino. Yes. Facendo parte dell'episodio di cui non parleremo oggi. No. Perché oggi parleremo di un episodio molto dark, molto Halloween, che non fa parte della paura fa 90. No. E perché abbiamo parlato della paura fa 90? Perché sono i nostri episodi preferiti, è Halloween e quindi è giusto parlare. È inevitabile. Ma qual è il nostro episodio preferito dei Simpson? Il nostro episodio preferito è sceneggiato veramente da Dio e si chiama The Springfield Files. The Springfield Files. Beh, la cosa che ha senso di quell'episodio è che Homer è fuori a bere e fa piuttosto tardi, si perde nella foresta e viene a contatto con un extraterrestre. Beh, si potrebbe dire che ha un presunto incontro ravvicinato del terzo tipo, con quest'essere che spunta dagli alberi e gli dice: ah, ti porto la pace, ti porto l'amore. Ma Homer è completamente terrorizzato e fugge via, e da lì si diffonde la voce: Homer Simpson ha incontrato un alieno. E quindi a Springfield ci sono gli alieni, con tutta l'isteria di massa che ne consegue, tutti che vogliono incontrare l'alieno, fotografare l'alieno, stringere la mano all'alieno, magari mangiarsi l'alieno e ottenere dall'alieno un biglietto per il concerto dei Pearl Jam. Quello è secco, tra l'altro. Stupendo. E c'è anche Leonard Nimoy che passeggia da quelle parti, ricordiamolo. Leonard Nimoy è l'interprete di Spock nella serie classica di Star Trek. E beh, è lui il narratore della situazione, nel senso che lui ha introduci effettivamente questo episodio all'interno di una biblioteca molto 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 oscura. E tutti vogliono incontrare questo alieno, ma cosa si scopre? Che in realtà non è un alieno. È il signor Burns strafatto, se possiamo dirlo così. Con le pupille dilatate, un lavoro chiropratico. Beh, in realtà è un procedimento atto a ritardare la morte di una settimana, quindi lui costantemente tutte queste settimane va lì a farsi strapazzare, iniettare tutto, e dopo questa sana fosforescenza verde che gli deriva dalla permanenza nella centrale nucleare lo porta a brillare di notte mentre si aggira nelle foreste. Scomoda mezzo mondo, incluse le due guest star principali dell'episodio, che sono Mulder e Scully. E noi abbiamo FBI. Un prop di questo. FBI. È una delle tante cose no sense di questa puntata. C'è Mulder che è ignudo nella sua foto identificativa del cartellino dell'FBI. È geniale assolutamente, anche se la cosa più no sense di quell'episodio lì è semplicemente Bo e la sua squadra che stanno trasportando nel retro del loro locale un'orca assassina. Trafficano un'orca assassina, una cosa totalmente no sense che viene ripresa un paio di volte all'interno dell'episodio. Vabbè. Beh, Bo è specializzato nel fare cose strane nel retro del suo locale, cioè nel retro del locale, nella taverna di Bo accade sempre qualcosa di strano. Ricordiamo anche durante la mungitura dei topi. Springfield, la mungitura dei topi. E invece questa volta anche il latte di cane, se non sbaglio. Latte di cane. Non era nei Griffin, forse, no? Non mi ricordo. Dov'era il latte di cane? Che a un certo punto il mafioso diceva: ancora più cane. Ancora un po' di cane. Sì, ancora un po' di cane. Per me erano i Simpson. C'era anche la mangiatoia per famiglia dello zio Bo, che non è durata molto. Assolutamente. Però appena lui vede Mulder e Scully al bancone con Homer, ubriaco, comincia a dire: oh, l'FBI va nel retro, riportatela al parco marino. Detto questo, Springfield si fa portatrice di storie d'orrore nella paura fa 90, ma anche in episodi come questo, che è diventato il nostro preferito. Se la finzione però è spaventosa, la realtà lo è sempre di più, e ovviamente la paura fa 90. Perché la realtà fa sempre più paura? Perché ci sono delle leggende, soprattutto nel nostro territorio italiano, soprattutto nel nostro bestiario d'Italia, che trovate su monstermovieitalia.com. Il bestiario dedicato alle leggende della tradizione mostrifera italiana. I vampiri di Acerenza, ti dice qualcosa, Alessandro? Beh, essendo io stesso un vampiro, sì, mi dice qualcosa. C'è una leggenda in Basilicata, molto molto oscura, che riguarda il borgo di Acerenza. Sono state analizzate alcune sculture, alcuni dettagli, alcune decorazioni di questa chiesa che sorge in mezzo al borgo, e sono stati visti, delle sagome, delle forme molto riconducibili ai vampiri.
Addirittura si parla di salme sepolte al di sotto di questa chiesa, si parla di cripte, insomma potrebbe esserci una specie di Dracula che ha proliferato insieme a tutta la sua genia, insieme a tutta la sua stirpe in quel di Acerenza. Ma noi ci abbiamo dedicato un episodio, quindi lanciamo il contributo del Bestiario d'Italia, la serie. Via! Benvenuti in un nuovo episodio del Bestiario d'Italia, la serie. Oggi parliamo di vampiri. Acerenza è un borgo di alto valore storico e circondato da misteri, soprattutto per quanto riguarda la sua imponente cattedrale. Secondo i Lucani, nel borgo sarebbe custodito il Santo Graal, depositato dai crociati. Un'altra leggenda ben più oscura narra che nella cripta della cattedrale riposino dei vampiri. Nell'edificio sarebbero sepolti i resti della figlia di Vlad III di Valacchia, conosciuto anche come il Conte Dracula. Il simbolo della casata dei Vlad, un drago alato, è infatti presente sulle mura della cattedrale. Se avete velleità da Van Helsing o da Indiana Jones, potete cogliere l'occasione e visitare lo splendido borgo di Acerenza. Usciamo dalla Traslucania. Perché questa battuta sulla Traslucania? Perché, se la Transilvania è la patria di Vlad l'Impalatore, detto anche Dracula, la Translucania è nella zona della Lucania dove c'è Acerenza, e quindi se ci sono i vampiri ad Acerenza, diventerà per forza la Translucania. La Translucania. Però ritorniamo alla finzione, dalla realtà o pseudo realtà, torniamo alla finzione e andiamo a parlare di serie TV di mostre. L'ultima che abbiamo visto, si può anche capire da questa mano che appoggia sulla spalla della nostra Federica, era Mercoledì. Ci abbiamo dedicato un bestiario di Mercoledì, sempre sul nostro sito di mostremovieitalia.com. Andate a vederlo, e ci abbiamo anche dedicato una grande live con il buon Travatar, di cui vedete un estratto. Via! In effetti, anch'io la prima volta. Come si stimola forzatamente a trasformarsi in lupo in mannari? Sì, io ho pensato, andare in un campo estivo per stimolare certe tendenze... È la versione più edulcorata dei campi etero. Qui quantomeno ti stimolano a sviluppare una cosa che hai già. Ecco. Non a rivoltarti. Quindi è un po' però, se la vogliamo vedere, e possiamo anche vederla come la classica pressione del ma come? Sei vergine a inserire età a caso? Anche qui, come? Non è ancora lupeggiato, ognuno... Non è ancora lupeggiato, adesso si dice non così. Non è ancora lupeggiato. Rieccoci qui, abbiamo parlato del bestiario di Mercoledì, ma c'è anche il bestiario di Sabrina, le terrificanti avventure di Sabrina, la nuova interpretazione della figura appunto di Sabrina Spellman all'interno dell'Archiverse, all'interno dei fumetti, e la riproposizione, il remake di fumetti in chiave molto più horror, e... il ritorno anche televisivo, perché ricordiamo, c'era una serie animata, anni 90. C'era una serie sitcom con un gatto che era molto Salem, avanti bellissimo. Per l'epoca. Salem tutto avanti per un l'epoca, pazzoso, è fantastico. È stupendo. Chi non l'avrebbe voluto in casa? Però quello di cui mi sono innamorato è proprio questa serie di Netflix in collaborazione con Warner Bros. Television. Matteo, di la verità. Non ti sei innamorato della serie? Mi sono innamorato di Kiernan Shipka, la protagonista della serie. Mi sono innamorato della serie, mi sono innamorato del mood, mi sono innamorato delle citazioni al cinema di tutta questa serie. Che è un po' un mix tra Buffy, un mix che tra meraviglia. Harry Potter. Sì. Insomma, c'è un po' di tutto. Diciamo che sono tanti ragazzi con vari poteri, varie capacità in una scuola, fondamentalmente. Qua abbiamo Salem, che è proprio un famiglio. Bellissimo. Che è proprio un gatto, non è più un coniglio impagliato animatronico come la serie degli anni 90. Mi piaceva il coniglio impagliato, sono sbagliato per questo, mi piace il coniglio impagliato. Ci stava per quel contesto di sitcom. Era bellissimo. Qua è più realistico, c'è il concetto di famiglie, poi abbiamo altre creature, ci sono anche licantropi in quella che è la migliore puntata dal mio punto di vista, se non sbaglio, la terza stagione, dedicata ai Lupercalia. Dove il Percaglia, ricordiamo che è una vecchia tradizione, festa di stampo romanico, la conosce Alessandro, la festa di Percaglia. Una specie di baccanale gigantesco. Di baccanale. Sì, c'è Eros, c'è reti propiziatori, insomma c'è... Potremmo anche affermare che è presente Kiernan Shipka in Biancheria.
Assolutamente. Esatto. E quindi l'ho ecco, apprezzata da non a Matteo interessava giustamente per altre questioni, perché sì, è un certo. uomo di scienza, e sicuramente era interessato a tutti i riti che hanno fatto, non a Kiernan Shipka in Desabie. Assolutamente no, ma al Lupo Mannaro, che anche in quel caso lì è molto animatronico, anche in quel caso lì, quindi molto... Purtroppo devo dire che... A me piacque. Sì, è che onestamente non trovo ultimamente molti lupi mannari degni di stare sullo schermo, tranne... Teen Wolf. Teen Wolf. Per chissà perché ho indovinato subito. Tranne quando, apro e chiudo una piccola parentesi, li fanno correre a quattro zampe in forma ancora umana. Mi sembra come quando fai gioco motricità all'asilo, ma non fa niente. È stato bello anche in questo caso. E comunque io ho trovato molto molto bello Sabrina, e bello anche il cameo delle zie presenti nella sitcom degli anni 90. E anche il cameo del gatto coniglio animatronico. E del gatto coniglio, nonostante quella puntata personalmente non mi sia piaciuta. No, era così bella. Vabbè, detto questo, di Sabrina ovviamente abbiamo dedicato il bestiario sul nostro sito di mostremovitalia.com. Ci ho dedicato una live insieme a Giulioli, che saluto. Insomma, è una delle mie serie preferite, è una delle serie che secondo me rispetta pienamente lo spirito di Halloween. Ma dalle serie TV passiamo al cinema e parliamo di Halloween. Parliamo di Rob Zombie, parliamo di Carpenter, parliamo di diverse reinterpretazioni. Cosa potete dirci di Halloween? Estraete subito i prop. Estrai i prop, Alessandro. Innanzitutto abbiamo un Michael Myers. Michael Myers. Beh, piccola curiosità, il nome completo di Michael Myers non viene menzionato praticamente mai per intero nella prima pellicola, quella originale, quella di John Carpenter, quella che è l'esordio cinematografico di Jamie Lee Curtis. Lui viene chiamato The Shape, The Shape, cioè l'ombra, la sagoma, la silhouette. E beh, Halloween è veramente una genialata. Cioè, il colpo di genio, che è veramente il simbolo, l'emblema dell'arte di arrangiarsi, è la genesi della maschera di Michael Myers. Perché? Io non la conosco. Non la conosci? Non conosci la storia della maschera di Michael Myers? Ne abbiamo parlato in circa 60 live, soprattutto nel periodo in cui eravamo reclusi, che abbiamo dedicato interamente una puntata di Back to the Monster agli slasher. Però in questo momento non mi ricordo la genesi della maschera di Halloween. È una maschera di hockey, se non sbaglio. No? No. Quella di Jason è una maschera. Quella di Jason. Okay. Questo lupo vestito da nonna non conosce la genesi della maschera di Michael Myers. Studiamo, diciamo che avremo del sangue vero su questo set questa giornata. Succede che all'ultimo momento c'era ancora del lavoro da fare a livello di trucco, di costumistica, e succede che il responsabile del make-up, insomma il truccatore, va a rovistare in un negozio. Trova due maschere. Due. Una da clown, da pagliaccio, e una del capitano Kirk, cioè di William Shatner, proprio William l'interprete Shatner. Del adesso capitano Kirk della serie originale di Star Trek, della quale abbiamo accennato anche Spock, cioè Leonard Nimoy, apparso in Treehouse of Horror. Guarda la maschera del pagliaccio e dice no, non può funzionare. Cioè, It in realtà doveva ancora uscire, mancano un po' di anni a It, soprattutto alla miniserie di It. Però diciamo che i pagliacci non gli andavano a genio. Fortunatamente. Guarda la maschera di William Shatner e dice, ma oddio, perché no? Quindi cosa fa? Prende una bomboletta di vernice e pensa, ma la faccio tutta bianca, tutta bella pallida, come il trucco del clown. La impallidisco per bene, e così la faccia di William Shatner diventa la maschera del killer, sì, di Michael Myers. Hanno, diciamo... Lui ha consentito questa cosa. Lui è stato intervistato più volte sull'argomento e ha detto, ma io sono veramente basito. Cioè, durante il making of della serie originale di Star Trek mi è capitato di tutto, mi hanno conciato in mille modi, mi hanno messo addirittura l'eyeliner in una puntata dove c'era un mio sosia cattivo. Fallo cattivo gli ha messo un po' di trucco intorno agli occhi. Mi sembra giusto. Però non mi è mai successo che la mia faccia diventasse la maschera distorta di qualcun altro. Cioè io, William Shatner, sono diventato una maschera di Halloween. Quindi in realtà si è detto sorpreso della cosa, non necessariamente dispiaciuto, però diciamo che è una circostanza abbastanza singolare. Neanche la maschera di hockey, cioè il capitano Kirk. Anche perché non era pensata, quindi hanno cambiato colore, hanno, diciamo, scarmigliato e accorciato un po' i capelli, ingrandito gli occhi,
e semplicemente rovinandola è diventata una delle maschere più iconica, conosciute e iconiche, diciamo, di tutto il mondo delle maschere horror. Assolutamente. Qui abbiamo anche il coltellaccio direttamente da Halloween Kills, che se non sbaglio fa parte del terzo remake della saga di Halloween, giusto? E quelli la trilogia sequel, l'ultima realizzata, che è prodotta da dalla Blumhouse, girata da David Gordon Green, che è quello che ha girato anche l'ultimo sequel dell'Esorcista, e ritorna Jamie Lee Curtis. Già. Ovviamente la video recensione dell'Esorcista il Credente la trovate sul nostro canale YouTube, appunto, è una delle ultime che abbiamo fatto per la prima volta in audio recensione. Vediamo questo proprio, un unboxing, cioè, qua lo usiamo per tagliare il salame più tardi, però fammi sentire la consistenza. Ah, beh, non rischi di uccidere con queste persone. Puoi comunque cavarti un occhio, fai molta attenzione. Sì, sicuramente puoi far male. Ma pesa? No, nel senso... Beh. C'è un coltellaccio, semplicemente. Beh, oddio. La punta comunque... non è estremamente stondata stile Art Attack, quindi facciamo un parallelismo, passiamo da un film dell'orrore a un altro, come si può passare da Halloween a It? Te interpreti in questo caso un It con una mano sulla spalla e con un coltellaccio da cucina per tagliare il salame, però parliamo da una parte di uno slasher, dall'altra parte di un mostro che però ragiona un po' alla slasher come film, come impostazione, nel senso la scomparsa delle persone, la morte, le classiche dinamiche dei bambini, diciamo, di Stephen King. Secondo me, se Michael Myers ha delle motivazioni che lo fanno diventare comunque un cattivo, se non il cattivo, It fondamentalmente non è nemmeno umano. Di conseguenza è semplicemente la rappresentazione fisica delle più grandi paure di tutti quelli con cui si trova ad avere a che fare, ovviamente di età inferiore ai 18 anni, per capirci. Ma quali sono le paure dell'essere cosmico di It, che viene definito It perché non sanno come si chiama quella cosa, insomma? Beh, spieghiamola un po'. Stephen King interconnette molti dei suoi romanzi più famosi. C'è una specie di pantheon fantasy, fantascientifico, di esseri divini o semidivini. Quindi insomma, Stephen King ha il suo universo di dei antichi. C'è una specie di triade, di trio divino, di trinità all'apice. E beh, It è una di queste divinità. È l'incarnazione, beh, la forma clownesca potremmo dire che è la sua preferita. Ma lui in realtà si presenta come una specie di ragnone gigante che abita in una dimensione parallela molto 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 lontana dal nostro sistema solare ed è chiamato la divoratrice di mondi. Non è neanche un killer sovrannaturale, è direttamente un dio. Altro parallelismo interessante, se guardiamo al comportamento, alla forma mentis degli assassini, degli slasher, che possono essere Michael Myers, che può essere Jason Voorhees, che può essere Leatherface, a loro sostanzialmente interessa uccidere. Sono come dei Terminator che ti inseguono, silenziosi, tutt'al più silenziosi, finché non ti raggiungono e non ti fanno i mille pezzettini. Non gliene frega niente di come tu ti senta in quel momento. Ma It, Pennywise, la divoratrice di mondi, si nutre di paura. A lui piace davvero. La paura? A lui piace davvero suscitare paura nelle vittime. Lui ci si diverte anche. Al suo umorismo perverso e macabro, che capisce soltanto lui, anche per questo assume le sembianze di un clown. E beh, questo secondo me lo pone come un personaggio completamente diverso. Non è un killer a sangue freddo. A lui piace gustarsi per bene le uccisioni. È una predilizione per i ragazzini piccoli. Poi ritornerà 27 anni dopo, ma comincia con dei ragazzini più o meno prepuberali. Mentre il buon Michael, il buon Jason, si concentrano di più sugli adolescenti che fanno le cosacce. E, beh, in particolar modo Michael Myers detterà molte regole che poi diventeranno proprie di tutti gli slasher. Ovvero, più degli adolescenti si comportano in modo moralmente scorretto, tipo consumo di droghe, sesso occasionale, più hanno la possibilità di finire tra le grinfie di Jason oppure di Michael. Anche Jason quante volte ha rovinato l'imboscamento di due adolescenti. In realtà Jamie Lee Curtis si salva proprio per questo, in realtà, perché è una delle persone moralmente più corrette di tutto il film. Quindi, anche in questo caso, in It e in Jason, la paura fa 90. Pubblicità!
Rieccoci tornati nella puntata speciale della Bottega dei Mostri dedicata ad Halloween. Stavamo parlando di It. Com'è questo libro di It? Oltre a essere pesante, può ucciderci qualcuno? E non so, c'è qualcuno che sia mai riuscito a finirlo? Sì, voi due, ovviamente. È lungo. Com'è questo libro rispetto ai film, rispetto alle trasposizioni, ai film TV, rispetto alla storia che conoscono tutti, agli ultimi film? Lo so che non bisognerebbe mai paragonare un libro a un film perché sono esperienze completamente diverse, però dico, nel senso, vi ha appassionato di più, avete goduto di più leggendo il libro o vedendo i film o le trasposizioni televisive? Il libro. Il libro. Per il semplice fatto che, presumo, con tutti i libri che uno poi legge, quello che fa tanto, oltre a quello che leggi, è la paura, è quello che tu immagini. Ah no, è quello che tu immagini. Di conseguenza, perlomeno per una lettrice come me, che quando inizia a leggere non sente nient'altro al di fuori proprio della propria testa, tu entri in un mondo totalmente separato e disconnesso dalla realtà, dove ti immedesimi talmente tanto da, sempre a livello personale, avere alcuni capitoli con un po' più di difficoltà, perché veramente ti trasmette tantissime emozioni. Poi voi me l'avete spiegato, ne abbiamo parlato tantissime volte, sono due metodi di racconto diversi. Fruizione di racconto diverso. E quindi, giustamente, anche dover racchiudere l'immaginario di un libro in un unico personaggio che guarderanno tutti con gli stessi occhi è sicuramente difficile. Io sono molto legata alla mia bellissima miniserie, perché Tim Curry, secondo me, ha veramente dato il meglio di sé e veramente è geniale e stupendo. Anche se dal punto di vista estetico... Ma, esatto, Skarsgård... Skarsgård, Bill Skarsgård, della grande famiglia degli Skarsgård. Esatto, perché Skarsgård, fondamentalmente di ogni membro di quella famiglia potresti veramente citare. Oltre ad avere un look decisamente più conforme e uguale a quello che viene descritto, è riuscito, secondo me, a raccogliere l'eredità di Tim Curry e a innalzarla, oltre a rendere omaggio, a creare una nuova versione di It che non fosse una fotocopia, che non fosse un, diciamo, una brutta trasposizione giusto per rendere omaggio, e veramente incute timore. E il fatto che lui muova veramente gli occhi in maniera differente uno dall'altro, ne muove uno e l'altro rimane fisso, ha spaventato tantissimi sul set, tra l'altro. Tranne i bambini che si divertivano tra tantissimo. Tra l'altro ci sono anche dei reel carinissimi di It dove c'è lui che fa delle scene, magari un po' jumpscare, e poi si accuccia teneramente a chiedere ai bambini se fosse tutto ok. Quindi, cioè, la miniserie, secondo me, è più bella, è ambientata negli anni giusti e, non, e ti dà proprio quell'idea di non cellulari, cose eccetera. Ambientarlo in altri anni, secondo me, boh, cambia un po' la situazione, però... Beh, Skarsgård fa molta più paura. Secondo me è un Pennywise perfetto, calato in due film discreti, sì, che a volte hanno pessimi espedienti, anche narrativi. Stravolgono un po' troppo alcuni aspetti del romanzo di King, che, ricordiamolo, è uno scrittore molto prolisso. King fa un sacco di voli pindarici. Inforca una side story, ci racconta il passato, vita, morte, miracoli di personaggi anche secondari, tende spesso a divagare. Non contiamo il fatto che l'ultima parte di It cartaceo è praticamente un delirio mistico, è molto delirante. E King stesso ha ammesso di aver scritto buona parte di questo romanzo mentre era sotto effetto di stupefacenti. Okay. E non è una cosa facilmente filmabile, si capiscono molte cose. Non è facilmente trasformabile in un film fruibile. Uno, quando scrive e dirige un film, fa le sue scelte per renderlo più appetibile e comprensibile dal grande pubblico. Sono due esperienze che davvero non si possono paragonare. Ma per conto mio, se dovete fare un It filmico, un It cinematografico, a prescindere da chi scrive la sceneggiatura, chi va a dirigere, come trattate il resto del cast, qualunque altra scelta, fatelo così. Assolutamente. Fatelo così. Vedo già collegato il buon Stefano, che anche in questo caso, in questa nostra dolce festività che noi di Monster Movie amiamo, volevamo appunto coinvolgerlo. Buon Halloween, Stefano! Ma ciao, ciao Matteo, ciao a tutti i ragazzi di Monster Movie e a tutti i vostri grandi seguaci che vi seguono. Allora, consigli film di Halloween. Allora, vi potrei consigliare, vabbè, non vi consiglio Nightmare Before Christmas, che ormai lo consigliano
tutti, va via come praticamente il prezzemolo ad Halloween, o come la zucca in questo caso ad Halloween. Vi consiglio magari tutto il ripasso per le nuove generazioni dei vecchi Nightmare, tutta la saga, o meglio il quarto o quinto capitolo, che dal mio punto di vista sono i migliori. Poi un bel ripassino un po' dalle origini di Freddy ci sta tutta. E Venerdì 13, non aprite quella porta, tutti quel genere di film degli anni 80-90 che hanno fatto un po' l'horror di quegli anni. Se volete invece un po' più di azione, un Freddy vs Jason, che è un po' più cacciarone, un po' più di azione, ma vediamo le due icone horror che si scontrano, quindi anche un bel film. Oppure se andiamo sul trash potrei consigliarvi anche Piranha 3D o Piranha 3DD, ce n'è veramente un... Monster Movie. Bambini miei, pensavate di fare un video di Halloween senza chiamarmi? Non si fa così. E allora, bambini miei, buon Halloween. Grazie Stefano per il tuo contributo e passiamo a un altro film che personalmente non amo particolarmente, che però ha ispirato una delle nostre principali puntate di Back to the Monster, Le Piante. La piccola bottega degli orrori. Little Shop of Horrors. È un film. Volevo farlo fin dall'inizio della puntata. Perfetto. Scusatemi, adesso prodotto, sono prodotto, diretto, realizzato in collaborazione Frank Oz, Yoda, colui che interpreta Yoda, con la partecipazione musicale, perché è, essendo un musical, di Alan Menken, che quello che ha scritto il 90% delle canzoni di Disney, Sirenetta e tutto il resto, ha vinto un sacco di Oscar. Il film è discutibile, però ci ha dato l'ispirazione per una puntata di Back to the Monster dedicata alle piante. Ne vediamo un estratto. Se vi è piaciuto il risultato, è uscito, dai, siamo risultato, molto molto dai, contenti. È uscito. Per noi è una figata, lo lasceremo così tutte le puntate. Magari un giorno faremo una puntata dentro un tempio maya e utilizzeremo anche i VTC. Prenderemo questi mattoncioni, questi blocchi di cartapesta. Qualcosa sicuramente di tutte queste cose qua finirà in un FedeArt, sappiatelo. No, ragazzi, molto probabilmente le piante carnivore. E... No, probabilmente faremo la mummia, però fatta con l'edera, gireremo Ale nei VTC. Ma perché sempre io? Ale nei VTC. Una scenografia stratopica, insieme a quella del mare riuscimmo a tirar fuori qualcosa di veramente bello e ci fu anche tanta partecipazione da parte vostra, ma diciamo il fulcro di tutto ciò fu il nostro pianto Audrey II, pianta, ma la piantiamo? Ma la vogliamo piantare? Prego, adesso Alessandro, vi mostro la piantina dell'edificio. Questo è veramente un capolavoro della nostra Federica dal punto di vista della realizzazione cartacea, dell'idea, della verosimiglianza, della, insomma, di tutto. E insomma è qualcosa che veramente ci ha conquistato. Quanto ci hai messo a farla? Qualche giorno, in realtà. Qualche giorno. I materiali principali che hai utilizzato sono stati, se vuoi ridere, in realtà la testa di Audrey è un pallone di quelli di gomma da pochi euro, tagliato, riempito diciamo con un'anima di cartone. Questo è un vero vaso, grazie mamma, mi dispiace, la tua pianta ha fatto una brutta fine. Io pensavo grazie mamma, no, la pianta è andata. Tubo di cartone, semplicemente tanta carta e del polistirolo, ma tanta carta fondamentalmente, però è stato bellissimo perché è una delle, con modestia, cose più riuscite che ho fatto, anche perché è stata rifatta in tantissime salse, veramente ci sono persone che hanno fatto un lavoro 100.000 volte migliore del mio, ma io, considerando che noi qua ci arrangiamo sempre con tutto e non abbiamo diciamo nessun tipo di istruzione da questo punto di vista, riusciamo secondo me sempre a cavare bellissimi ragni dal buco. Beh signori, questo è ben oltre il pollice verde. Ben oltre il pollice verde, non siamo là a favore di camera. Prego. È qualcosa che veramente, stai attento che morde, entusiasmo, stiamo attenti che morde, va fiata ogni tanto. Beh, con del vino, la cucinata ogni tanto, veramente veramente molto bella. Alessandro, puoi posizionarla
Dunque, fateci sapere nei commenti se dovrò annaffiarla un pochino con qualche bicchiere di Taroldego. Torniamo al cinema, o meglio, uno speciale Halloween che ha realizzato la Marvel. Sapete benissimo che io non amo la Marvel, ma quando mi cita i mostri classici della Universal, quando mi cita anche fotograficamente a livello di produzione e di rappresentazione qualcosa di vintage, soprattutto l'horror vintage, qui su Monster Movie, non possiamo far altro che apprezzare. Werewolf by Night sono dei fumetti della Marvel da cui appunto è stato tratto questo speciale diretto da Michael Giacchino, uno dei compositori più famosi di Hollywood, che ha deciso di intraprendere questa nuova strada da regista, continua a comporre, però ogni tanto dirigerà qualcosa. E oggi, 31 ottobre, trovate su Disney Plus la versione a colori del film che uscì un paio d'anni fa, se non sbaglio. Avrà senso una versione a colori di questo film? Secondo me non molto, però ce la riguarderemo molto, con molto entusiasmo. Detto questo, è uno speciale che a me piacque tantissimo, appunto per le citazioni che fece, per l'entrata in scena dell'Uomo Lupo, che veramente una regia sorprendente dal punto di vista di Giacchino. La storia comunque non fa così paura, perché ci sono anche delle parti ironiche, scanzonate in stile Marvel, però io ne ho già parlato nella mia video recensione che vi ripropongo in questo momento. Vorrei sentire poi il commento del buon Alessandro. La video recensione. Notte di luna piena qui su Monster Movie, perché mi accingo a commentarvi lo speciale dei Marvel Studios, Werewolf by Night. Quasi 60 minuti di citazionismo puro ai nostri cari mostri classici che, a detta del regista, ha deciso di includere in questo speciale Halloween tutto ciò che da bambino lo terrorizzava. Abbiamo per la prima volta dietro la macchina da presa il compositore Michael Giacchino, che ha deciso di proporre a Kevin Feige una storia di uomini e mostri. Parliamo della trasposizione dell'eroe fumettistico degli anni 70 in casa Marvel, ovvero Jack Russell di Werewolf by Night, che in Italia arrivò con il nome di Licantropus. E come è successo con Morbius, prima di approcciarmi al prodotto televisivo ho deciso di recuperarmi un po' della tradizione cartacea di questo personaggio per approcciarmi al meglio al prodotto e quindi riuscire ad avere una visione un po' più chiara e solida di questo personaggio. E per iniziare questa mia infarinatura sul personaggio ho deciso di partire con una collezione 100% Marvel della linea Max, ovvero un'opera omnia dedicata a tutti i personaggi mostriferi più importanti dell'universo cartaceo Marvel. Infatti si chiama La Legione dei Mostri, dove abbiamo appunto delle storie autoconclusive, recenti o anche vintage, dedicate a Morbius, Licantropus, l'Uomo Cosa, Satana, la figlia di Satana, insomma un po' tutti i personaggi un po' più dell'orrore. Sempre per rimanere nelle origini, mi sono recuperato anche questo datato album Ghost Rider incontra Licantropus, e devo dire che non sono rimasto del tutto coinvolto. Il fascino di una storia vintage c'è, ma preferisco qualcosa di più contemporaneo. Per quanto riguarda anche gli altri mostri, che interessa anche in modo particolare lo speciale diretto da Michael Giacchino, la storia più coinvolgente che ho trovato è sicuramente quella dedicata a Man-Thing, l'uomo cosa, che appunto lo ritroviamo anche in questo speciale, ma non voglio spoilerarvi più di tanto, era stato annunciato perché in un frame del trailer si vede, ma non voglio raccontarvi nello specifico che ruolo ha in questo speciale, lo scoprirete. Però ho trovato questa storia cartacea molto coinvolgente ed devo dire che credo di aver sviluppato una sorta di passione per tutti quei mostri molto naturali, anche di origine botanica. Infatti nell'universo dei mostri di Godzilla il mio preferito rimane Biollante. Dopo appunto aver fatto qualche compitino a casa, mi sono sentito più solido nell'approcciarmi a questo speciale che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima e che uscirà il 7 ottobre su Disney Plus. La storia è molto semplice, viene chiarificata fin dai primi minuti. Ci troviamo in una congrega di cacciatori che sono chiamati a raccolta per celebrare la scomparsa del più grande cacciatore di mostri di tutta la storia. E come ultima volontà del defunto si organizza una sorta di challenge ad una caccia contro un mostro ignoto, e chiunque riuscirà a sconfiggere questo mostro avrà la possibilità di ottenere questa pietra magica, di cui non mi ricordo il nome in questo momento, ma è la classica pietra, il classico MacGuffin delle storie Marvel, come le gemme dell'infinito, che appunto ha dei poteri pazzeschi, e appunto il cacciatore che riuscirà a sconfiggere questo mostro ignoto riuscirà ad ottenere la pietra magica.
Lo sapete, chi mi conosce sa che io non sono per nulla un amante dei prodotti del Marvel Cinematic Universe, però quando appunto questi studios si sono trovati a realizzare qualcosa di peculiare, qualcosa di genere, particolare, caratteristico e insomma studiato in modo diverso, sono riuscito a apprezzare anch'io, come per esempio i primi episodi di WandaVision, che andavano a citare tutta una tradizione televisiva con cui io sono cresciuto. E in questo caso, se mi vai a citare i mostri della Universal e quello stile di ripresa, di fotografia, di regia, beh, sono contento. Che dire, questo speciale ha tutto, all'horror, all'umorismo, al coinvolgimento, all'avventura e alle bellissime scene action. Soprattutto l'entrata in scena, che non vi voglio spoilerare nei dettagli, ma sappiatelo, l'entrata in scena di Lycanthropus è veramente gestita benissimo, sia dal punto di vista fotografico, che narrativo, che registico. Se devo proprio trovare un difettuccio, devo dire che il design dell'uomo lupo di Lycanthropus non mi fa impazzire, perché è una questione totalmente personale. Io preferisco gli ominidi mostri molto più animaleschi che un uomo con semplici sembianze un po' da lupo. Io preferisco proprio la componente mostrifera animalesca, però è una cosa totalmente personale. La sua scena è straordinaria e va benissimo così. Devo dire che in questo speciale Giacchino si è trovato meglio dietro la macchina da presa che come compositore, dal momento che comunque c'è una citazione nella colonna sonora ai classici di mostri, ma nello stesso tempo secondo me manca qualche leitmotiv, qualche tema principale che possa entrare nella mente dello spettatore e coinvolgerlo ancora molto di più. Però comunque è un buon lavoro anche dal punto di vista della colonna sonora. Però bisogna fare i complimenti Giacchino all'inizio della sua nuova carriera come cineasta, come regista, e solamente il tempo ci dirà appunto se sarà un grande autore anche in quel ruolo. E quindi spero vivamente che questa storia possa coinvolgere il pubblico e avere successo in modo da convincere Kevin Feige a magari dedicare una sua serie interamente a Lycanthropus, o magari inserirlo in qualche altra storia, magari in qualche crossover con Moon Knight per esempio, perché ricordiamo che il personaggio di Moon Knight sui fumetti entra in gioco nella serie di Lycanthropus. Quello che mi è sempre piaciuto delle storie di Uomini Lupo è che appunto colui che è malato, colui che è maledetto e affetto dalla licantropia, mettiamola così, è sempre sofferente per questa condizione, e come gli altri, a differenza degli altri mostri o degli altri supereroi, lui non vuole sfruttare i propri poteri, anzi se potesse cessare la propria esistenza per terminare la sua vita e quindi sfuggire a questa tragica maledizione, lui lo farebbe subito. Quindi è sempre stata una storia che anche in questo caso, anche in questo speciale, abbiamo questa forte componente, molto di sofferenza, molto di rifiuto del prodigio, ma il rifiuto della propria condizione, anche se comporta di avere, diciamo, dei poteri sovrannaturali, quindi non si vogliono sfruttare, ma ce ne si vuole liberare. Ed eccoci qui, quindi abbiamo la nascita, per ora televisiva, di un nuovo supereroe, o meglio, di un nuovo antieroe mostrifero. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo che anche noi, nel nostro piccolo, a livello amatoriale, su Monster Movie abbiamo iniziato il nostro universo di uomini e mostri, si chiama il Mostriverso. Trovate tutte le indicazioni sul nostro sito di monstermovieitalia.com e vi lascio anche il link in descrizione. Grazie per la visione, come sempre, e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie. Bene Alessandro, cosa pensi di questo speciale? Beh, allora, non è detto che un attore, un compositore, un montatore, un direttore della fotografia, insomma, chiunque non sia un regista, sia anche efficace una volta che si pone alla regia di un film. E invece devo dire che Giacchino è stato discretamente bravo in questo speciale, che dura anche meno dei 90 minuti soliti appiccicati ai lungometraggi, dura una cinquantina di minuti, ed è impostato in un modo molto vintage, con un bel bianco e nero, le scenografie che ricordano moltissimo i film degli anni 30 della Universal, che piacciono tanto a noi, e lo stesso uomo lupo, perché il protagonista si scopre essere un uomo lupo, ha delle sembianze molto antropomorfizzate. Non è riconducibile a quel filone rappresentativo degli uomini lupo molto animaleschi, che camminano a quattro zampe, che hanno il muso allungato. No, mi ricorda moltissimo l'Onceni. E anche lì è un rifarsi ai classici della Universal. Ci sono degli espedienti visivi e scenografici che sono veramente una bomba. Come il padrone di casa, un leggendario cacciatore di mostri, che è defunto, ma voleva comunque dire due paroline ai suoi illustri ospiti. Quindi cosa fa? Dopo la morte si fa, imbalsamare, mummificare, si fa trasformare in una marionetta a carica, tra l'altro, quindi il maggiordomo sta lì a caricarlo, come se fosse un carillon gigante, si scoperchia la cassa e lui esce muovendosi così, parlando della sfida serale che verrà posta a tutti i cacciatori di mostri presenti per ottenere la Bloodstone,
cioè la sua eredità, una gemma dagli illustri poteri. Mi è piaciuto molto questo espediente perché mi ricorda gli animatronic brutti di alcuni parchi a tema. Questo è stato veramente, veramente un colpo di genio. E quando viene mostrato l'amicone del protagonista, la cosa della palude, insomma, l'equivalente marvelliano di Swamp Thing, fa veramente morire da ridere. Perché gli hanno dato un'espressione degli occhi veramente umanizzati. Vedi questo mostro tutto paludoso, tutto grosso, scuro, che sta per aggredirti. Tu lo chiami Ted e lui... Bellissimo. Questo è veramente un capolavoro. È l'umorismo Marvel che funziona. E man mano che va avanti il film diventa sempre meno caccia ai mostri vintage, sempre meno roba alla Van Helsing e sempre più film della Marvel, con un sacco di ironia, un sacco di umorismo, interazioni scherzose tra i personaggi, anche se mi piace il fatto che la Marvel abbia sempre avuto un lato d'horror. Nella Marvel ci sono i lupi mannari, nella Marvel ci sono i vampiri, nella Marvel c'è Blade. Assolutamente. E Blade è un cacciatore di vampiri. Detto questo, abbiamo fatto un excursus generale su quelle che sono le nostre passioni principali relegate al mondo dell'intrattenimento di Halloween. Però, anche se Halloween non è una festa dedicata ai doni, ma è principalmente il Natale, il buon Alessandro questa sera mi ha fatto una sorpresa e mi ha regalato questo libro che tanto ho bramato quando lo vidi per la prima volta nella sua libreria per cui lavora. E chiederei ad Alessandro di parlarci di questo libro di Sebastian Perez, appena uscito, edito l'Ippocampo. Dunque, da libraio devo dire che l'Ippocampo non sbaglia veramente un colpo. È una casa editrice che si basa prettamente su illustrati, foto illustrati. È nata questa collana che è curata da Benjamin Lacombe, che è anche un illustratore formidabile. C'è stata di recente una mostra anche a Milano sugli spiriti e i mostri giapponesi realizzati da Benjamin Lacombe, e questo libro si intitola I mostri. Si intitola Mostri. L'illustratore non è Benjamin Lacombe in questo caso, ma compaiono alcuni dei mostri più famosi dell'immaginario collettivo e alcuni realmente esistiti. Possiamo trovare un Elephant Man. Facciamo una piccola parentesi. Elephant Man, siamo andati a vederli in un cinema qui di Brescia, noi tre, sì. Io l'avevo già visto, avevo preso il 4K, però volevo vedermelo sul grande schermo restaurato. È comunque un film che rappresenta il concetto di mostro che più ci piace dal punto di vista della concezione metaforica qui su Monster Movie. Il rapporto umano-mostro, non esiste l'uomo senza il mostro, non esiste il mostro senza l'uomo, insomma, viene inserito in questa storia. Ma questo libro ha una storia o è solo un bestiario? Ha un elenco di cose? Raccontacelo. Beh, il punto di forza di questo libro è che è riuscito a fondere questi due aspetti, ovvero una storia di senso compiuto che va da un punto A a un punto B e un bestiario, perché il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino solitario che non viene molto calcolato dai suoi compagni di scuola e se ne sta spesso tutto isolato e timido. In pratica eravamo noi durante il periodo degli studi scolastici. E cosa fa per questa sorta di autodifesa? Si veste da mostriciattolo. Il suo vestito da mostro, tra l'altro, è una palese citazione a Sully di Monster & Company. Palese citazione. E nelle sue fantasie, in questo suo mondo fantastico, dove si sente finalmente accolto, accettato, protetto, si immagina un sacco di mostri. E questo è l'espediente per raccontarci, per descriverci tutte queste entità, tutte queste creature che fanno parte della cultura popolare. Pubblicità.
Ripartiamo, rieccoci, siamo qui di nuovo per l'ultimo blocco dedicato alla Bottega dei Mostri speciale Halloween. Parliamo di Sleepy Hollow, ci sarà un remake del film, c'è stato il famosissimo film di Tim Burton con Johnny Depp, c'è stata una serie discutibile su Netflix, se non sbaglio, uno Sleepy Hollow moderno, qualcosa di particolare. Che non ho visto, dovrei vederlo. Però non l'abbiamo visto, però sento forse lo guardiamo. Raccontaci la storia di Sleepy Hollow, della sua creazione, del suo concept e di come è sfociato al cinema. Dunque, Sleepy Hollow deriva da un racconto breve di Washington Irving, è un racconto breve che si basa a sua volta sul mito della caccia selvaggia. Mm-hmm. Perché? Perché il personaggio demoniaco di Sleepy Hollow è un cavaliere senza testa. E specialmente nella parte settentrionale dell'Europa, da secoli e secoli e secoli, sussiste questo racconto mitologico della caccia selvaggia, una cavalcata di divinità, di zombie, di morti, di demoni infernali, e chiunque abbia la sfortuna di incontrare questa cavalcata infernale con cavalli, con strumenti da caccia, con i corni che rimbombano, con dei mastini infernali, potrebbe essere preso e portato via nel mondo degli inferi. Mettiamo che uno se ne vada da solo di notte per i campi, potrebbe osservare il dio Wotan che solca i cieli, oppure qualche antico demone che percorre la foresta con la sua masnada infernale. Ecco, se è sfortunato viene preso e portato via, ma anche soltanto assistere al manifestarsi di questa caccia selvaggia viene visto come un evento di cattivo auspicio. Ecco, chi vede la caccia selvaggia porta sfiga, ecco, è veramente un cattivo presagio, e da qui si basa il racconto di questo cavaliere senza testa che è vittima di una maledizione. Ma il bello è che non fu Tim Burton il primo ad avere l'idea di adattare questo racconto breve di Washington Irving, il primo fu lo scenografo e regista di Tales from the Crypt, dei racconti dalla cripta. Il suo nome era Kevin Yeager, è famoso anche per aver effettuato il make up di Freddy Krueger, quindi lui ha curato il trucco e parrucco del grandissimo Freddy Krueger, dopodiché ha fatto un po' il saltone occupandosi delle scenografie, del make up, a volte anche della regia di racconti dalla cripta. Ha preso in mano questo racconto breve e ha pensato: ma è una storia bellissima, c'è un cavaliere senza testa, cosa stiamo aspettando a realizzarla? Io mi occupo anche di trucco e parrucco, è una storia pronta per essere messa sul grande schermo. Ha cominciato a tirar fuori delle idee, si è incontrato a sua volta con un giovane sceneggiatore che all'epoca aveva appena scritto la sceneggiatura di Seven. Così. Quel thriller di David Fincher era tutto molto torno. Piaciuto a Hollywood, non era ancora stato realizzato, ma era piaciuto. I due hanno parlato con qualche produttore, tra cui un produttore della Paramount, ma la cosa è caduta un po' nel dimenticatoio. Ci sono un sacco di storie, sceneggiature di Hollywood, che rimangono per anni nell'armadio, finché a un certo punto questo produttore pensa: ma io ho la persona giusta, Tim Burton. Ma sì. A Tim Burton piace molto questa storia, ingaggia alcuni suoi fedelissimi, ingaggia il direttore della fotografia, Emmanuel Lubezki, che poi vincerà due Oscar, uno con Gravity, uno con The Revenant, è un grandissimo, insieme a Roger Deakins, insieme a Hoyt e Van Huytema, è uno dei big della fotografia di Hollywood. Ingaggerà Danny Elfman, il suo compositore di fiducia, che tra l'altro aveva scritto la colonna sonora di Racconti dalla cripta. Tutto torna. E tutto comincia a tornare. Ha pensato: come lo faccio? Lo faccio in stop motion? No, non facciamolo in stop motion, facciamolo dal vivo. Ci mettiamo Johnny Depp, però non in stop motion, useremo però la stop motion per alcuni effetti speciali. Infatti, se notate, alcune sequenze dove il cavaliere senza testa si muove, cammina, sa molto di stop motion. Sì. Hanno limitato moltissimo la computer grafica perché erano comunque fine anni 90 e ancora molto molto acerba. Aveva pensato: come faccio le scenografie? Mi ispiro alla Hammer. A me piace un sacco la Hammer, quei film con Christopher Lee, con Peter Cushing. E poi cosa faccio? Mi ispiro anche a Mario Bava, alla maschera del demonio. Ha pensato: ma magari lo faccio con un aspect ratio molto da cinema anni 30 e lo faccio anche in bianco e nero. Alla fine non ha fatto neanche quello, però se notate la fotografia è molto gotica, molto monocromatica, è una storia che effettivamente fa paura. E il cavaliere senza testa è interpretato da Christopher Walken,
questo che effettivamente ha una fisionomia un po' particolare con questi occhioni a fanale. Ah, pensavo già senza testa di suo. Beh, il bello è che è senza testa per la maggior parte del film. Noi lo vediamo nelle sue sembianze reali di cavaliere soltanto nel finale del film, dove ha questi denti tutti seghettati, sì, esatto, tutti limati, afferra la strega, la vera antagonista che lo ha maledetto, le tira un bel limone squarciandole la bocca orribilmente e poi se la trascina bellamente nell'albero della morte, trascinandola negli inferi. Christopher Walken era già stato con Tim Burton per Batman Il Ritorno, dove interpretava un personaggio molto avido che si chiama Max Schreck. Chi è Max Schreck? L'interprete del Nosferatu, il primo, tutto torna. Quello di Murnau, tutto torna. Sleepy Hollow fu una storia veramente che mi piacque tantissimo e penso di essere stato traumatizzato fin da bambino alla scena delle teste che escono dall'albero per la prima volta, insomma. Ci sono un sacco di magie della scenografia, degli effetti speciali, e il bello è che cercarono un sacco di località anche in Inghilterra che fossero simili a Sleepy Hollow. Esisteva anche un autentico borgo di Sleepy Hollow, ma in realtà gran parte del film fu girata nei teatri di posa. Questo perché? Perché a Tim Burton piaceva lavorare in un ambiente controllato. Quindi immaginatevi la fatica a livello di scenografie di star lì a costruire tutto quello. Ma sembrava davvero un viaggio nella mente di Tim Burton. Cosa ne pensi di Sleepy Hollow? Mi è piaciuto, ma vorrei ricordare che a questa stessa leggenda ovviamente è ispirata anche quella di Jack O'Lantern. Lì c'è una zucca di Jack O'Lantern. Infatti, delle zucchette. Si dice, a quanto rimembro, che appunto essendo senza testa ed essendo appunto in un periodo verso fine ottobre, quindi dove le zucche iniziano a maturare, questo cavaliere abbia deciso di utilizzare proprio una di queste zucche vuote, intagliando gli occhi per poter vedere al posto della propria testa, appunto, e da lì, diciamo, per ricordare o anche un po' per esorcizzare tutti gli spiriti che si dice possano camminare sulla terra in questo periodo dell'anno. Ricordiamo anche che domani in Italia è il giorno del ricordo dei morti. Hanno iniziato, penso principalmente in America, a mettere le zucche fuori dalle case o anche all'interno con dei lumini all'interno, poi intagliate con la classica faccia che vediamo tutti i giorni, noi personalmente, io tutti i giorni perché le ho appese in casa tutto l'anno. Quindi... A noi ci piace. A noi piace, ma avevo un'altra cosa ma me la sono dimenticata. Perfetto. Prima di chiudere però voglio passare ancora nuovamente la parola ad Alessandro, che so che muore dalla voglia di raccontarci qualcosa di Piccoli Brividi, che hanno fatto parte della nostra gioventù, la nostra gioventù horror. Ecco, non si può parlare di mostri, di storie spaventose e di Halloween senza citare la saga dei Piccoli Brividi. Specie se tra il pubblico c'è qualche individuo cresciuto negli anni 90 che ha apprezzato moltissimo questo ciclo di romanzi brevi scritti dal celebre R.L. Stine e dedicati al mondo dei preadolescenti. Avevano una discreta prosa e spaziavano in qualunque genere mostrifero voi possiate immaginare. C'erano storie con le mummie, con i fantasmi, coi pupazzi parlanti, con gli spaventapasseri viventi e perfino con gli gnomi. Provate voi a scampare a una masnada di gnomi malefici che albergano nella vostra cantina. Hanno avuto anche uno sbocco in live action con una serie, girata negli anni 90, della quale io possiedo alcune videocassette, e anche in un film con Jack Black. Ultimamente sono riapprodati nei negozi, grazie a delle ristampe, e da libraio non posso che apprezzare il fatto che anche le generazioni più giovani ne rimangano affascinate. La storia di cui parliamo oggi è a tema Halloween. Cosa si fa durante Halloween? Ci si traveste per fare paura. La storia di cui parliamo si intitola La maschera maledetta e ha come protagonista la giovane Carly Beth, timida, impacciata, considerata pavida dai compagni di scuola, e questo è un topos della saga dei Piccoli Brividi, il fatto che i protagonisti siano considerati l'elemento vigliacco e debole del gruppo, che a volte viene sottovalutato dai genitori stessi, i quali non credono a una virgola di ciò che il figlio racconta riguardo un pupazzo parlante in soffitta o un mostro in cantina. Gli adulti non sanno mai come fare per comprendere ciò che raccontano i figli.
non credono alle loro parole e non intervengono praticamente mai per risolvere la situazione, se non alla fine, quando è troppo tardi e assistono al fantasma, al mostro o all'operato del pupazzo malefico in prima persona. È una saga fatta a misura di preadolescente e tutti i ragazzini devono risolvere da soli i propri problemi. Carly Beth vuole vendicarsi dei bulli che la perseguitano e capita in un negozio dove sono esposte delle maschere sinistre, spaventose, molto realistiche. Contro il parere del proprietario ne acquista una e la indossa la notte di Halloween, terrorizzando tutte le amichette che l'avevano fatta soffrire. Il problema è che la maschera ha bisogno di amore e non riesce più a staccarsi dalla sua faccia. Come farà Carly Beth? Deve trovare un altro elemento che per lei rappresenti un autentico sentimento d'amore per separarsi dalla maschera maledetta che rischia di diventare per sempre la sua faccia. Questa storia viene da un'esperienza realmente vissuta dall'autore R.L. Stein, il cui figlio per una notte di Halloween si era vestito da Frankenstein, solo che non riusciva più a togliersi la maschera. Ci sono un sacco di altri romanzi che sono tra i miei preferiti, come Il campeggio degli orrori, L'urlo del gatto, Un barattolo mostruoso e La notte dei mostri di fango. Anche quest'ultimo gioca sul fatto di vendicarsi dei bulli che sono più coraggiosi di te. Ma per questa puntata siamo stati già abbastanza coraggiosi. Quindi se quella maschera di lattice vi sembra un po' troppo realistica, lasciatela dov'è. Prendetevi qualcosa da AliExpress, una cinesata che perlomeno non vi rimanga attaccata alla faccia. Chiudiamo qui questo speciale Halloween della Bottega dei Mostri, è stato un piacere chiacchierare con voi e condividere quelle che sono state le nostre passioni principali dedicate a questa festa dei mostri, dei morti, chi lo sa. Delle zucche. Ci piace. Scrivete nei commenti quelli che sono i prodotti televisivi di intrattenimento generale, cinematografici, di libri o anche di oggetti, come che Funko Pop avete, che statue avete, che libri avete, dedicati appunto alla vostra passione, cos'è che vi fa sentire più nel periodo di Halloween, oltre al fatto che ci sono delle foglie in giro, sia ottobre, anche le caramelle. Anche se in questo caso questo ottobre è molto particolare perché ci sono 30 gradi e quindi ci stiamo squagliando. Nonostante questo, ciò, bisogna dare una spolverata qua in giro. Assolutamente, come sempre è stato un piacere chiacchierare con voi e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie. Buon Halloween! Buon Halloween!